Amiche ed amici di Sport Italia, appassionati di pugilato, ben trovati da Fabio Panchetti. Queste immagini vi giungono dal polo fieristico, dal padiglione fieristico di Sora, 27.000 abitanti in provincia di Frosinone, 300 metri sul livello del mare a ridosso dell'Appennino centrale. Di Sora è la cantante Anna Tatangelo, Di Sora è anche un bravissimo calciatore in grande ascesa, Davide Zappacosta. Quest'anno all'Atalanta sta facendo l'Europeo Under 21. Si assegna il vacante titolo internazionale sigla IBF dei pesi super welter, che è stato conquistato in tutto da 5 pugili italiani: Lorenzo Di Giacomo, che lo battezzò nel 2001, poi 3 volte Tobia Loriga, Michele Orlando, Lenny Bottai nel 2011 e Felice Moncelli, ultimo nel 2015. Moncelli che lo ha mollato perché sta per dare l'assalto, lo farà la settimana prossima al titolo italiano della categoria contro Emanuele Della Rosa. Ci prova quest'oggi The Dangerous, il pericoloso Stefano Castellucci, nato a Velletri, anche se avezzanese, abruzzese di adozione, vive ad Avezzano ormai da diversi anni. Il titolo è vacante, organizza la De Clemente promozioni sportive questa sera in collaborazione con la ASD Luigi Quadrini di Castellini, società pugilistica sportiva, e il comitato fiera dello sport di Sora. Questo è il brasiliano Carmelito de Jesus da Salvador de Bahia, classe 1984, 31 anni compiuti lo scorso 8 marzo. Bigno, il suo nome di battaglia, il numero 15 attualmente del suo ranking nazionale su 39. Sono 17 vittorie e 4 sconfitte in carriera, 21 match, 70 round boxati, percentuale di KO attorno al 67%. Insomma, è uno dalla mano pesante, come dice il gran numero di successi ottenuti prima del limite. Ha cominciato nel 2005 da professionista, 3 sconfitte di fila tra il 2010 e il 2012, e ha 2 volte fallito l'assalto al titolo nazionale, prima nei leggeri e poi però nei super welter. Al terzo tentativo lo ha conquistato nei super welter, vincendo per KO peraltro al secondo round. Poi è rimasto inattivo per 13 mesi, è tornato sul ring a fine 2014 nel Brasile a São Paulo, ha vinto rapidamente nel primo round. Ha le braccia lunghe, un po' più alto di Castellucci, anche se di 2 soli centimetri. Se ne è accorto proprio in conferenza stampa Castellucci, che ha notato le sue braccia lunghe, ha visto Castellucci qualche video dell'avversario, è uno che sembra azionare bene, insomma, i due ganci. 6 match sostenuti in tutto a partire dal maggio 2010, insomma non si è certo logorato negli ultimi anni, è in striscia positiva, e questo, ecco, forse fa un po' pensare. Positiva di 3 vittorie per KO al primo, secondo e terzo round. Stasera la sua prima uscita pugilistica fuori dal Brasile, cerca il primo alloro internazionale. Eccolo qua The Dangerous, Stefano Castellucci, accanto a lui Maurizio De Clemente, che collabora col padre Armando all'organizzazione di questa serata. Il coach di Stefano Castellucci, l'apprezzatissimo coach qual è Ivan Fiorletta, davvero molto bravo anche in questa nuova veste, così come lo era da pugile. Eccolo qua The Dangerous Castellucci, gioca in casa, in realtà ha bisogno di questo titolo. 24 vittorie e 4 sconfitte in carriera, con 10 successi prima del limite, 28 match, 141 round nelle gambe, percentuale di KO del 35%. Ha cominciato nel 2006, ha conquistato il titolo italiano super welter nel 2008, l'intercontinentale WBA, sempre super welter nel 2009, poi una brutta sconfitta per KO contro Stevanovic nel 2011, un'altra dura sconfitta nel 2012 contro Leonard Bundu, una difesa volontaria per Bundu del suo titolo europeo, un Bundu proprio strepitoso quella sera, assolutamente fuori portata per il generoso Castellucci. Poi ha ancora fallito nel 2013 l'assalto al titolo Unione Europea dei pesi welter. E intanto ci fermiamo un attimo per l'inno nazionale del Brasile.
viene sfumato, insomma è molto lungo, è bellissimo l'inno del Brasile, un testo meraviglioso, insomma, che racconta della storia di un gigante che si sveglia, insomma, esce dalle acque. L'inno di Mameli per il pericoloso, speriamo che sia molto pericoloso per il suo avversario questa sera, Stefano Castellucci. Mameli, l'ovazione, il grande calore per Castellucci del suo pubblico di Sora. Due titoli conquistati in carriera, entrambi nei Super Welter, in tutto 6 match titolati, 2 vinti e 4 persi. Ha perso gli ultimi 4 match titolati, insomma ha fallito negli ultimi 4 assalti ad un titolo Castellucci. L'ultimo che ha conquistato risale a 6 anni fa, insomma ne ha bisogno per avere, insomma, dei credibili e motivanti progetti pugilistici per il futuro, e questo è chiaro. Peraltro completavamo il discorso, arbitra Giustino Di Giovanni quest'oggi, ha poi avuto un'altra chance per il titolo Unione Europea nei Super Welter ottobre 2014 contro un Orlando Fiordigilio in grandissima condizione che letteralmente lo demolì in 4 round. Poi è tornato sul ring lo scorso 2 maggio, un mesetto fa, vinto ai punti contro Luigi Mantegna. Adesso un Orlando Fiordigilio purtroppo è stato fermato dal forte francese Cédric Vitou e ha fallito l'assalto al titolo europeo dei Super Welter, in nome del quale aveva mollato quello dell'Unione Europea. Hanno incrociato lo sguardo, la grande concentrazione, determinazione sul volto di Castellucci. Lui lo sa, un match, insomma, da non fallire questo contro De Jesus, un pugile, insomma, che mai visto all'opera in Europa. Questa è la sua prima uscita fuori dal Brasile. Nel 2013 aveva conquistato il titolo nazionale dei pesi super welter e reduce, come ho già ricordato in precedenza, da 3 vittorie per KO De Jesus. Calzoncini rossi per il brasiliano, che è alto un centimetro in più di Castellucci. Calzoncini neri per Castellucci, hanno lo stesso identico peso, 69 grammi e 500 grammi. Subito si fa a far sentire col sinistro sotto Castellucci. Sembra già molto, insomma, sciolto, per nulla condizionato poi dal fattore campo, che a volte può ritorcersi contro un pugile. Ancora cerca di partire con decisione col diretto destro. Prova a toccare sotto, è lungo, insomma, per come è fatto un longilineo. Il sinistro intanto per De Jesus, ma buona subito sopra il suo sinistro il destro di Castellucci. C'è la possibilità, insomma, così vedendo, di provare a lavorare spesso ai fianchi, lavorarlo, insomma, sotto il brasiliano. Incrociano intanto i diretti sinistri. Ancora prova Castellucci ad andare d'incontro con il destro, attenzione al gancio sinistro e poi a quello destro, in effetti ancora il a segno con il destro dalla media distanza Castellucci. Insomma, si è accorto Castellucci che
che a volte non si protegge benissimo coi gomiti, insomma non protegge benissimo il corpo De Jesus e lo vuole allentare con questo tipo di lavoro. Ultimo minuto del primo round. Ancora Castellucci ad insistere, sta tenendo lui costantemente l'iniziativa. Insomma, bene a segno almeno in un paio di occasioni. In particolare quel precedente gancio destro dalla media distanza con De Jesus costretto, insomma, lungo le corde. Prova ancora a venire avanti qui senza però precisione Castellucci, che comunque insiste, riesce a tenere ancora un po' lì contro l'angolo De Jesus a provare ad assestare un altro paio di colpi parzialmente parati poi dal brasiliano. Gli ultimi rintocchi della prima ripresa, vediamo se c'è tempo per un ultimo buon attacco di Castellucci, lo vorrebbe provare, si chiude però in pratica contro l'avversario, se ne va il primo round, ma una ripresa che Castellucci ha ben interpretato e soprattutto... Controlla due riprese, capito? Quando vai però? Si è fatto insomma sentire in maniera insomma precisa ed efficace in almeno un paio di occasioni. Direi che complessivamente insomma ha prevalso, ha dovuto subire la sua box Carmelito De Jesus. Sentiamo insomma per un attimo intanto parlare al suo angolo il maestro Ivan Fiorletta. Allora, quando indico due sinistri è l'uscita con le mani alte, perché li metti i ganci te li metti, l'abbiamo già detto in palestra, e lavora stretto, quando lo chiudi all'angolo stretto. Si è preparato per questo match Castellucci assieme al maestro Ivan Fiorletta e anche assieme al preparatore atletico Carletto De Michelis. Ha fatto sparring girando diverse palestre abruzzesi e anche laziali, come spiegava nella presentazione del match l'articolo dei colleghi di boxringweb.it. Secondo round, si assegna, ricordo ancora, il vacante titolo internazionale di sigla IBF, International Boxing Federation, dei Super Welter, per cui distanza dei 12 round tra Castellucci e il brasiliano De Jesus. Subito prova a ripartire all'assalto Castellucci, che in queste fasi iniziali del match è molto più veloce nel partire, anche nel muoversi con le gambe rispetto a De Jesus. E qui intanto attenzione, un brutto taglio per Castellucci. Vediamo un po' l'impressione. Allora no, per il momento allora non. Forse non un taglio particolarmente preoccupante. Non ho capito insomma se. Credo che sia stata valutata conseguenza allora di un pugno, di un colpo che ha provato a sferrare a questi ganci maligni, ancora con il destro andato a segno De Jesus. Match che adesso insomma può prendere una piega abbastanza strana. Sembra innervosito Castellucci da questa circostanza, come se sia stato insomma in pratica graffiato quasi dall'avversario. Vedremo se riusciremo a capire meglio quello che è accaduto alla ripresa rallentata. Intanto l'assalto qui perfettamente a segno col gancio destro Castellucci, vuole sbrigarsi Castellucci, porta ancora all'angolo l'avversario, contiene in qualche modo De Jesus, si dovrà naturalmente lavorare nell'intervallo il diretto destro e poi addoppiare col gancio sinistro. Si è infuriato ma in maniera positiva Castellucci. Qui va sotto il destro dell'avversario e poi va lui a segno con il destro invece al corpo, non lontano dalla milza.
qui spazzola quasi la fronte dell'avversario con il destro, generoso comunque Castellucci, grintoso ancora ad insistere, ha sentito un po' questo secondo montante sinistro nelle zone del fegato de Jesus. Qui ne mette un altro di montante buono, efficace sotto, però dall'altra parte può pagare con il passare delle riprese questo tipo di lavoro che Castellucci comunque ha svolto anche nel secondo round in maniera proficua. Per il momento non si fa condizionare in negativo da questo taglio che si è aperto sotto l'occhio sinistro. Si sta già lavorando naturalmente insomma all'angolo, la ferita sembra per il momento insomma contenibile, non troppo preoccupante. Vediamo se al rallenti siamo arrivati mille volte in balista, siamo riusciti a cogliere sotto. Bravo Stefano, a cogliere l'attimo. Questo non è questo primo destro insomma troppo largo. Stefano, tranquillo, se andrà bene. E forse è questo. Purtroppo non ci aiuta. Chiudi sotto e sopra, sotto e sopra. Non ci aiuta insomma il tipo di ripresa. Allora era quello, forse aveva allora effettivamente, credo, ragione il signor Di Giovanni. Sembrava essere un destro pulito, insomma, a tutto braccio, fatto partire non veemente, ma insomma preciso, tagliente. Sembrava essere quello il colpo che ha causato questo taglio, insomma più d'effetto al momento, ripeto, non largo, non preoccupante. Subito intanto dentro la guardia dell'avversario col destro Castellucci, partito all'assalto anche nel terzo round. Attenzione al montante destro di De Jesus, sì, si coordina nel breve con in pochissimo quando scarica i suoi ganci, in particolare quello destro De Jesus. Il destro qui a segno per De Jesus in anticipo su Castellucci. Rifiata un attimo il pugile nato a Velletri ma abruzzese, avezzanese d'adozione. 24 vittorie e 4 sconfitte in carriera. In passato ha conquistato il titolo italiano di Super Welter e poi quello intercontinentale di sigla WBA, ma insomma non conquista un titolo da 6 anni Castellucci, reduce dalla dura sconfitta per KO contro Fior Di Giglio. Aveva dato l'assalto al titolo Unione Europea, nel 2012 è incappato su Bundu che metteva in palio difesa volontaria il titolo europeo. Chissà insomma, a posteriori possiamo dire che forse non era ancora pronto per quel match a Castellucci, per un Bundu insomma di quel livello. Montante sinistro intanto al corpo, ancora andato a segno per il pugile italiano. Sta sulle sue, continua a fare un match tutto sommato di attesa De Jesus. L'ultimo minuto del terzo round, buono questo destro a tutto braccio per Castellucci, anticipato, ben preparato anche col montante sinistro al corpo. Qui a vuoto il diretto destro di Castellucci, a vuoto anche De Jesus. Siamo già ampiamente nell'ultimo minuto, continua ad andare a cercarlo spesso sotto Castellucci l'avversario. Qui il gancio è arrivato per un attimo, arriva ancora il gancio sinistro di De Jesus per due volte in pratica nello stesso modo. Intanto si è un po' riaperta la ferita, li ha sentiti un po' questi due ganci Castellucci. D'altra parte, su 17 vittorie complessive di De Jesus, ricordo ben 14 sono arrivate prima del limite. E termina in questo istante il terzo round. Si è fatto sentire nella parte conclusiva assolutamente anche De Jesus dopo. Va bene Stefano, dopo un inizio di ripresa invece favorevole a Castellucci. Sentiamo ancora l'angolo di Castellucci. Parti prima lui e poi rientri.
quando lo chiudi, oh, sentimi mister, quando lo chiudi, sposta a sinistra, metti montante a fegato e montante sopra. Sì. Guarda a me, quando l'hai chiuso qua le corde, sposta a sinistra, montante sopra e sopra. Oh, sotto e sopra il montante. Che li sente tutti, eh? Va bene. Ce l'hai due? No, no. Oh. Fin dallo stereo si butta, è quasi finito, è quasi finito. Chiudi però, chiudi, ragiona stereo, ragiona. E allora Ivan Fiorletta chiede a Castellucci di ragionare, inizia in questo istante il quarto round. 12 le riprese previste, ricordo che si assegna il vacante titolo internazionale dei Super Welter per la International Boxing Federation, IBF. Castellucci, insomma, a mio modo di vedere, si è aggiudicato le prime due riprese, la terza aveva preso una piega a lui favorevole, ma poi è uscito fuori bene nella parte conclusiva De Jesus. Quarto round, continua ad attaccare, ancora va a cercare il corpo, il fegato dell'avversario col sinistro. E poi attenzione, destro micidiale a bersaglio per De Jesus. Destro terrificante, improvviso di De Jesus. E addirittura non sta sulle gambe Castellucci, c'è sicuramente anche un problema muscolare per il pugile italiano, e questo tante volte è il pugilato, c'è poco da fare.